Sì, che l'appartamento, l'ultimo covo del boss, sia stato scandagliato centimetro per centimetro lo dimostrano queste immagini. Il georadar che scorre sulle pareti per rilevare eventuali stanze segrete, come il piccolo bunker nascosto dietro il fondo scorrevole di un armadio ritrovato a un chilometro appena da questa che è l'ultima residenza del latitante. I ROS hanno anche divelto il pavimento laddove l'apparecchio indicava possibili nascondigli sotterranei, tutto per trovare le tracce dei segreti di Matteo Messina Denaro sulle stragi del 92 e del 93 e che per ora non ha alcuna intenzione di rivelare ai magistrati. Decine le case perquisite dal momento della cattura, e questo mentre questa mattina la Commissione regionale antimafia ha scelto di riunirsi a Castelvetrano, il paese natale del boss. 300 i presunti fiancheggiatori arrestati negli ultimi anni, ha ricordato il prefetto di Trapani, ma serve anche mettere nelle condizioni questo territorio di rispondere alla mafia attraverso il lavoro. Da Palermo è tutto, linea allo studio.